La situazione al Comune di Cosenza, parlando non del Comune, diciamo, in bonis, non del bilancio stabilmente riequilibrato, ma del pregresso, la situazione pregressa, tenendo conto della popolazione del Comune di Cosenza e del rapporto debito-popolazione, è molto grave. È grave, è grave, è grave perché sono numeri troppo elevati, ai quali difficilmente in tempi brevi riusciremo a far fronte. È un dato di fatto. Non è che possiamo dire, dici, beh, indoriamo la pillola, no, il dato è pesante, il dato è pesante perché, ripeto, non è una situazione che possa essere attribuita a responsabilità specifiche di chi che sia, perché il dissesto, lo dico sempre, lo dico da anni, di un comune così grande come Cosenza, di un comune così complesso con tante risorse, è il risultato di decenni di cattiva gestione, non di gestione tra virgolette cattiva con dolo, ma di gestione cattiva perché magari non si è riusciti, diciamo, a organizzare gli uffici come si doveva, perché magari non si è riusciti a programmare le attività come si doveva, perché a volte si sono gestite situazioni di emergenza. E in ognuna di queste circostanze le amministrazioni di volta in volta in carica non potevano fare altro che fronteggiare l'emergenza, anche facendo debiti fuori bilancio. E questo alla lunga, anzi direi alla lunghissima, ripeto, parlo di decenni, ti porta a situazioni di oggettiva e definitiva insolvenza. Però attenzione, Cosenza effettivamente è una situazione grave, perché l'indebitamento di Cosenza, per noi che lo stiamo fronteggiando, ha caratteri numerici veramente elevati, rapportati alle altre aree metropolitane simili a quelle di Cosenza.